Bella a tutti ragazzi, voi di questo nuovo video al vostro Mate Nerazzurro. Oggi il mercato che farei del Napoli per la prossima stagione. Mi sa ragazzi un bel like perché sono un canale che aveva 300 iscritti, siamo a 291, ne manca solo 9, quindi ragazzi per favore iscrivetevi in tanti per farmi arrivare comunque a questo bel traguardo e condividete il video ovunque. Come tutti gli anni ragazzi, ormai da 2 anni, vi andrò a fare il mercato che farei delle principali squadre di Serie A, delle big diciamo. E partiamo ragazzi dal Napoli, campione d'Italia, per iniziare questa serie che comunque avrà 9-10 episodi più o meno. E ragazzi, vi spiego un po' come funziona. Andrò praticamente a dire un po' di giocatori che comprerei e un po' di giocatori che comunque venderei per rendere il Napoli una squadra, ragazzi, per provare a vincere la Champions. Comunque, l'obiettivo di De Laurentiis per il prossimo anno è quello lì. Iniziamo subito, ragazzi. Partiamo dai portieri, dove Napoli lo scorso anno aveva Meret, Gollini, Marfella e Contini, ragazzi, che torna dal prestito alla Regina. Allora, ragazzi, Meret deve essere blindato e non si tocca perché, ragazzi, ha fatto una stagione spettacolare, è stato uno degli, diciamo, dei protagonisti di questa ultima stagione con le sue grandi parate e i suoi ottimi riflessi, quindi ragazzi non si tocca. Gollini ragazzi è un riscatto, dobbiamo decidere se riscattarlo o meno a 8 milioni di euro. Per me ragazzi ha dimostrato, quando è stato chiamato in causa, di essere un ottimo secondo portiere, quindi ragazzi io questi 8 milioni, nonostante forse un po' di pensiero che ci ho avuto, li vado a spendere. Marfella me lo tengo come terza, ragazzi Nikita Contini lo provo ad andare a prestare, visto che tanto comunque il Napoli 5-6 anni che lo presta in continuazione, quindi ragazzi lo presto anche quest'anno, magari una squadra di Serie B, che vuole magari venire su Serie A. Quindi ragazzi avremo Meret, Gollini, Marfella e il bilancio in attivo di 32 milioni di euro, visto che comunque partiamo da 40, che secondo me Napoli spenderà 40 milioni nel mercato, 32 perché ragazzi abbiamo riscattato Gollini a 8 milioni. Passiamo ragazzi ai difensori centrali, dove Napoli aveva Kim, Rachmani, Juan Jesus e Ostigar, quattro nomi per due posti, comunque ci sta. Allora ragazzi, Kim, ragazzi qui mi duole il cuore, perché ragazzi Kim, come hanno detto tutte le testate giornalistiche, è praticamente ad un passo dal Manchester United, è tutto fatto, aveva fatto anche il trasloco, quindi ragazzi ha stramalincuore, perché ormai è fatta, possiamo dire col Corey Davis, mi tocca venderlo, nonostante una stagione da protagonista, miglior difensore di Serie A, mi tocca venderlo. Ragazzi, i Ron Davis pagheranno la clausola da 60 milioni di euro. Io non l'avrei mai venduto, però ragazzi, ormai è fatta. 60 milioni di euro per Kim, e ragazzi, ce li intaschiamo, però ragazzi, ma veramente ha molto malincuore. Rachmani ovviamente si tiene come titolare del braccetto di destra. Juan Jesus e Ostigar, ragazzi, li tengo come terza e come quarta, perché quest'anno comunque, soprattutto JJ, quando è stato chiamato in causa, ha fatto molto molto bene. E qui ragazzi, va acquistato un centrale di livello, un centrale fortissimo per rimpiazzare Kim Min-jae. E ragazzi, io andrei dal Villarreal e sborserei 45 milioni di euro prezzo del suo cartellino, ragazzi, per provare a prendermi Pau Torres. Pau Torres, secondo me, ragazzi, è un difensore spettacolare che negli ultimi anni ha fatto benissimo. L'anno scorso lo voleva la Juve, ma poi per le richieste troppo alte non è riuscito a prenderlo. Chiedeva 60 milioni, ragazzi. Adesso ne chiederà 45 più o meno perché è in scadenza di contratto nel 2024. Però, ragazzi, è ancora un valore veramente altissimo perché è un difensore di stralivello. Quindi, ragazzi, avremo Pau Torres, Rachmani, titolarissimi. Juan Jesus e Ostigar, terzo e quarto, e un bilancio ragazzi inattivo di 49 milioni e mezzo di euro, quindi ragazzi è ancora molto alto, visto la cessione di Kim per 60 milioni. E ragazzi ci arrivano 2 milioni e mezzo da Luperto, che verrà riscattato dall'Empoli obbligatoriamente. Terzini destri ragazzi, il Napoli aveva Di Lorenzo, Berezinski e Zanoli, ragazzi che tornano dal prestito dalla Samp, visto che è retrocesso e non l'hanno riscattato. Allora, ragazzi, Di Lorenzo, ovviamente, stracapitano, giocatore fenomenale sulla fascia, lo tengo. Berezinski, ragazzi, non lo vado a riscattare per 2 milioni, perché ovviamente è un giocatore, come ho detto anche nel video che feci di Berezinski al Napoli, un giocatore veramente mediocre, che è da bassa Serie A a Serie B, perché ragazzi è un giocatore veramente scandaloso dal mio punto di vista. Quindi, ragazzi, lo lascio partire e lo faccio tornare alla Sampdoria, dove probabilmente Serie B giocherà. E Zanoli, ragazzi, lo vado a prestare, perché comunque è fortissimo, Mi piace tantissimo, io stravedo per lui, però con Di Lorenzo non giocherebbe mai, quindi è inutile tenerlo. Quindi ragazzi, avremo solo Di Lorenzo e andrei a fare un acquisto. Andrei ragazzi a prendere dal Bologna Lorenzo De Silvestri. Perché? Perché ragazzi, è un giocatore che comunque è molto affidabile. Quando viene chiamato in causa fa molto molto bene. Quest'anno ha giocato poco per via comunque che Posch è esploso, quindi ragazzi ha fatto poche partite nel Bologna. Però ragazzi, come vice Di Lorenzo per me è perfetto. Non è come Berezinski che comunque quando lo metti ti fai danni. De Silvestri magari quando Di Lorenzo magari o è squalificato o vuoi fare un po' di turnover lo puoi mettere, perché è un difensore affidabilissimo, sulla fascia fa da sempre molto molto bene, è un difensore costante. Che comunque a me piace, quindi ragazzi avremo Di Lorenzo e De Silvestri che giocherebbe qualche partita così, andrei a pagare De Silvestri più o meno 2 milioni e mezzo che è il prezzo del suo cartellino, un po' anche gonfiato perché diciamo che lo pagheresti forse anche 1 milione, però diciamo 2 milioni e mezzo, e ragazzi il bilancio inattivo comunque sempre di 47 milioni di euro. Passiamo ragazzi a sinistra, dove il Napoli aveva Mario Rui e Oliveira.
Qui ragazzi se ne farà ben poco secondo me. Mario Rui e Oliveira abbiamo visto quest'anno che si alterneranno, come anche il prossimo anno, quindi ragazzi resterei con Mario Rui e Oliveira, due attazioni sinistri, molto molto bene, e il bilancio sempre attivo di 47 milioni di euro. Passiamo ragazzi adesso ai centrocampisti. A centrocampo ragazzi il Napoli aveva Anghissà, Lobotka, Zielinski, Elmas, Demme, Dombélé, Gaetano e ragazzi Folorunso che torna dal prestito al Bari. Allora, Anghissà ragazzi... me lo tengo ovviamente titolarissimo sulla destra del centrocampo. Ragazzi, non si tocca il centrocampista ex Fulham. Lobotka, ragazzi, ovviamente anche lui, metronomo del centrocampo, strepitoso in fase di impostazione, mediano assoluto, mediano più forte della Serie A. Lo tengo, lo blindo da qualsiasi offerta. Ragazzi, Zielinski, invece, ho un altro pensiero. Zielinski, ormai penso che abbia fatto il suo tempo a Napoli, ha fatto 5-6 anni comunque di buon livello, anche se negli ultimi 2 anni per me poteva dare di più, visto che lo vedo un pochino svogliato. Per me vuole cambiare aria, ragazzi. Gli faccio cambiare aria molto, molto, no, dai, diciamo abbastanza in modo felice, perché comunque non mi disse più niente cosa Zielinski. Per me, ragazzi, va ceduto. Ha offerto sui 30 milioni di euro, visto la scadenza del contratto 2024. Per quelle cifre, ragazzi, lo cederei. 30 milioni. Elmas, ragazzi, lo tengo. Può fare centrocampista, esterno destro, esterno sinistro, con ottimi risultati. Cioè, dovunque lo metti fa bene, quindi, ragazzi, lo tengo assolutamente. Demme, ragazzi, nonostante la stagione in cui ho giocato praticamente nulla, lo tengo come vice Lobotka, per modo di dire, per fare numero. Dombélé, ragazzi, è un riscatto pari a 30 milioni. Ovviamente non lo faccio perché non mi ha stupito per niente, non mi ha veramente fatto niente quest'anno. Quindi, ragazzi, 30 milioni li spendo per qualcun altro. Dombélé, quindi, torna al Tottenham. Gaetano, ragazzi, me lo tengo come sesto centrocampo. E Folorunso, anche lui, ragazzi, a sorpresa, me lo tengo come sesto, settimo di centrocampo. Avrà le sue occasioni. Comunque, ha fatto bene a Bari. Quindi, ragazzi, potrà, secondo me, essere un'ottima sorpresa per questo campionato. Magari per fare turnover, per giocare contro le piccole. Per me, potrebbe essere un'ottima sorpresa. Non giocherebbe chissà quanto, però, secondo me, di fianco, cioè di fianco, con i consigli di Lobotka, chissà, potrebbe crescere molto. Per me, ragazzi, fa comunque lo stesso percorso di Gaetano. Quindi, ragazzi, avremo chissà, Lobotka, Elmas, Demme, Gaetano e Folorunso. Ci manca ragazzi il centrocampista titolare al posto di Zielinski che è partito. E ragazzi, io qui farei un colpaccio. Andrei dal Sassuolo, perché comunque ci sono ottimi, ottimi rapporti. Andrei ragazzi a prendermi Davide Frattesi, che ha fatto una stagione monumentale a Sassuolo quest'anno. Centrocampista totale, che ragazzi deve fi finalmente fare il salto di qualità. Merita la sua occasione in una big e la merita, secondo me, al Napoli. Andrei a pagare 35 milioni di euro che mi chiede il Sassuolo. Mi spingo anche oltre. 35 milioni di euro e mi assicuro, ragazzi, Davide Frattesi. Quindi avremo Anghissà, Lobotka e Frattesi super titolari, Elmas, Demme, Gaetano e Folorunso, comunque panchinari, comunque giocherebbero secondo me molto, visto comunque anche la tripla competizione, Napoli che vuole comunque provare a vincere la Champions. E un bilancio, ragazzi, in attivo di 42 milioni di euro. Passiamo, ragazzi, alle ali destre, dove il Napoli aveva Lozano e Politano. Qui, ragazzi, un discorso va fatto. Lozano quest'anno non mi ha convinto per niente. E in scadenza 2024 andrei a cedere, perché comunque ha offerto sui 30 milioni, per quella cifra, ragazzi, lo lascio partire molto, molto con felicità, perché comunque non mi ha dato niente, secondo me, in questi 3-4 anni. Politano, invece, ragazzi, me lo tengo come vice. E ragazzi, qui andrei a fare un buon colpo, sempre, ragazzi, in casa Sassuolo, mi andrei a prendere, ragazzi, come tutti ormai avrete immaginato, Mimmo Berardi. Stesso discorso per Frattesi, però, ragazzi, Berardi è veramente 10 anni che deve fare il salto di qualità di una big, non lo fa mai. Quest'anno, ragazzi, deve essere il suo anno, perché non può sempre giocare nel Sassuolo quindicesimo, nonostante faccia 20 gol a stagione. Berardi deve essere il titolare del Napoli. Per me, ragazzi, potrebbe essere un colpaccio clamoroso. Il suo cartellino sui 30 milioni, perché comunque, diciamo che non è che vuole andare via, però vorrebbe un po' cambiare aria, vorrebbe un po' giocare alla Champions, giocare comunque in palcoscenici importanti europei. E comunque anche l'età, comunque 29 anni, non è che è pochissimo, quindi ragazzi 30 milioni ci sta, come per Lozano che è comunque più giovane, 30 milioni, 30 milioni. Quindi ragazzi avremo Berardi e Politano, il bilancio ovviamente sempre in attivo di 42 milioni di euro, visto che si sono compensati la cessione di Lozano e l'acquisto di Berardi. Comunque hanno più o meno lo stesso valore di cartellino, visto che l'età. Passiamo a sinistra ragazzi, dove Napoli aveva Kvaratskhelia, Raspadori e Zerbini. Allora ragazzi, Kvaratskhelia, che cazzo vi devo dire? Si blinda con le unghie e con i denti, si fa veramente star lì a Napoli senza possibilità di toccarlo. Lo blinderei proprio, ne senza neanche provare a chiedere nessuna offerta in giro. Si blinda. Kvaratskhelia è titolarissimo, si blinda. Giocatore fenomenale del Georgiano. Raspadori, ragazzi, va riscattato obbligatoriamente perché ha raggiunto determinati obiettivi. E quindi, ragazzi, bisognerà spendere un prezzo per il suo cartellino che è di 30 milioni di euro. 5 milioni sono stati spesi lo scorso anno, 30 milioni di riscatto a determinate condizioni che sono avverate, quindi ragazzi siamo costretti a
a riscattarlo, nonostante abbia giocato poco, 30 milioni di euro. E Zerbin, ragazzi, che comunque lo mando in prestito a giocare magari in una squadra, secondo me, medio piccola Serie A, potrebbe anche giocare, oppure in Serie B, per farsi le ossa. Quindi, ragazzi, avremo Kvaratskhelia, Raspadori, il bilancio attivo di 12 milioni di euro, perché, ragazzi, abbiamo dovuto riscattare Raspadori a 30 milioni obbligatoriamente. Passiamo comunque, abbiamo il perfetto titolare, il perfetto vice. Ragazzi, Ayers può giocare a sinistra, a destra, quindi ragazzi, perfetto. Passiamo, ragazzi, alle punte, dove il Napoli aveva Osimhen e Simeone. Allora, Osimhen, ragazzi, cosa ve lo dico a fare? Osimhen è un super giocatore, mostruoso, capocannoniere, ragazzi, assolutamente, va tenuto e blindato. Simeone, ragazzi, anche lui è un riscatto, che ragazzi scatta obbligatoriamente. No, lui no, lui non è obbligatorio, però ragazzi, 12 milioni di euro dobbiamo riscattare, ragazzi, io lo riscatto con veramente con tantissima felicità, perché quando è giocato Osimhen ha una media gol veramente incredibile. E quindi, ragazzi, Osimhen è il perfetto titolare, Simeone è il perfetto vice, comunque giocherà il prossimo anno, penso di più, perché comunque la tripla competizione deve giocare di più. Quindi, ragazzi, avremo Osimhen e Simeone nel bilancio a zero, perché comunque quei 12 milioni li abbiamo usati per il riscatto del centravanti argentino. Quindi, ragazzi, avremo il budget pari a zero. Andiamo a vedere la rosa del Napoli che ho creato io per il 2023-2024. Meretti in porta, Di Lorenzo, ragazzi, titolare con De Silvestri vice, diciamo. Rachmani e Pau Torres centrali, Malorua a sinistra, con Oliveira ovviamente che farà comunque molte partite. Anguissa, Lobotka e Frattesi titolarissimi nel centrocampo, con Elmas che è il jolly che può giocare dappertutto. Berardi da una parte, oppure Politano. Kvaratskhelia dall'altra, o Raspadori, o Osimhen punta, ragazzi, con il vice Giovanni Simeone. Questo, ragazzi, è il mio video, sentite nei commenti cosa ne pensate. Fatemi anche voi quello che avreste fatto con il Napoli, se secondo voi ho fatto un buon mercato, se si poteva migliorare qualcosa. Ovviamente si può sempre migliorare, però secondo me ho fatto un buonissimo mercato per provare magari a vincere la Champions. E condividetevi dovunque, un bel like, una bella iscrizione al canale, e noi, ragazzi, vediamo al prossimo video.